Il primo capitolo del mio libro, Il gioco della consapevolezza, tratta del metodo spagnolo. Il metodo spagnolo, in pochissime parole, lo si può identificare con una frase che ormai gira sul web, gira dappertutto, è diventata super inflazionata del grande Albert Einstein, e cioè che non si può insegnare ad un pesce ad arrampicarsi su un albero. Ognuno è un genio. Ma se provate a chiedere a un pesce di arrampicarsi su un albero, penserà tutta la vita di essere uno stupido. Non cercate di trasformare un difensore in attaccante. E in questo capitolo tratto i due approcci di apprendimento, uno verticale per i pesci, per invece chi non è un pesce, l'approccio laterale. Qual è la differenza? Leggetelo sul mio libro. Ciao a tutti!